esatto, cioè comunque ci eravamo visti il primo giorno di ritiro dell'Olimpo e all'epoca era ancora tutto ovviamente in alto mare. Adesso dopo ormai quasi un mese di preparazione è possibile iniziare a stilare un bilancio e lavorando con questi ragazzi che ti sei fatto, lei poi dicevi campionato molto difficile, ci sarà da soffrire. Sì. Adesso lavorando l'idea è sempre la stessa, magari c'è un po' più di positività. Prima cosa è tornato Maino, che comunque è arrivato al viaggio di nozze e questo chiaramente ci dà più punti nelle mani, anche nelle amichevoli si è visto. La squadra inizia a giocare tecnicamente abbastanza bene, quello che manca ancora è adattarsi a un nuovo tipo di gioco, un gioco molto più fisico, dove dobbiamo ancora lavorare molto. Tanti di loro sono giovani, sono già entrati nei meccanismi di squadra, però è proprio una questione di esperienza che deve venire fuori, che in 20 giorni non possiamo dargli, hanno proprio bisogno di giocare, di fare esperienza, quindi penso che i primi risultati si vedranno sicuramente da Natale in poi per quanto riguarda i giovani e per quanto riguarda la squadra, speriamo prima, perché sennò diventa un problema. Detto questo, dobbiamo proprio adattarci a un gioco più veloce, più fisico rispetto a quello della C1. Infatti fino adesso, quando è diventata le partite amichevoli sono diventate fisiche, abbiamo subito i break, se no siamo sempre stati o davanti o alla pari di tutti, quindi non sono preoccupato a livello tattico e tecnico, sono un po' preoccupato a livello fisico perché bisogna trovare una soluzione nel breve, perché ormai manca 10 giorni, quindi o iniziamo a giocare fisicamente, cosa a cui non siamo abituati, o sarà molto difficile poter vedere. La soluzione è giocare e lavorare, non ci sono altre scappatoie. La soluzione è sempre allenarsi, allenarsi, allenarsi e fare gruppo e gruppo, perché solo così si ottengono i risultati. Quindi continueremo a fare questo e speriamo che arrivino da subito i risultati. Ecco.